Buon pomeriggio, siete collegati col comunale di Mussomeli, dove tra qualche istante avrà inizio l'incontro di calcio tra il Mussomeli e la Libertas Giammei di Caltanissetta. È un incontro che cade alla terza giornata del girone di ritorno del campionato di terza categoria, che vede il Mussomeli saldamente al comando, seguita a tre lunghezze dall'Olimpia di Montedoro. È tutto pronto per l'inizio di questa partita, le squadre hanno già scelto il campo. Alla destra dei vostri teleschermi la Libertas Giammei in completa tenuta gialla con calzoncini blu e alla sinistra il Mussomeli che ha cambiato look. I giocatori difatti anziché la consueta casacca rosso-blu con pantaloncini blu indossano una completa tenuta amaranto. L'arbitro dell'incontro è il signor Franciamore di San Cataldo. Io passo subito alle formazioni delle squadre. La Libertas Giammei si schiera con Arena, Cosentino, Gattuso, Berta, Tipa, Marchese, Saverino, Pisa, Puleo, Maddalena e Giarratano. In panchina accanto all'allenatore Baglio, Cartera, che è il secondo portiere dell'Aire Rizza. Il Mussomeli risponde con Loconte tra i pali. La linea dei difensori è formata da Canalella, Genco Russo, Genco e Alessi. A centrocampo Bella, Mistretta, Noto e Nola, le punte sono Intilla e Valenza. In panchina con il signor Raviotta, il secondo portiere Mingoia, quindi Nola, Sorce, Domenico Mistretta e Orlando. È tutto pronto, l'arbitro dà il segnale d'inizio dell'incontro. È stato il Mussomeli a dare il calcio di avvio e a guadagnare subito una punizione sul cerchio del centrocampo. Non dovrebbe essere un incontro proibitivo per il Mussomeli, che prova subito la conclusione dopo 30 secondi con il suo centrocampista Bella, che ci prova dalla distanza ma non coglie lo specchio della porta. Dicevo, incontro non proibitivo. Il Mussomeli peraltro dovrebbe accaparrarsi l'intera posta in palio se non vuole vedere ulteriormente diminuito il suo vantaggio sulla più immediata inseguitrice, quell'Olimpia di Montedoro che non perde un colpo. Vediamo che la squadra di Raviotta si è spinta in avanti ma con una certa prudenza, lasciando indietro tre dei suoi uomini. Ma seguiamo questa azione sulla sinistra con Intilla, che ha un buon dribbling su un paio di avversari, poi un terzo che lo mette giù. Intilla riesce a prolungare la traiettoria della palla, ma viene fuori Gattuso e rinvia per la sua squadra. C'è un giocatore che si è fatto male, lo vediamo contorcersi, evidentemente ha subito fallo da Intilla. L'arbitro ha fermato il gioco consentendo l'ingresso in campo del massaggiatore della squadra ospite. Il Mussomeli, che la settimana scorsa aveva 4 punti di vantaggio sull'Olimpia di Montedoro, ha visto ridurre il suo distacco perché la squadra rosso-blu non è riuscita ad espugnare il campo di San Cataldo. La partita con l'Ariete è stata pareggiata per 1-1 e dobbiamo dire che i giocatori del Mussomeli hanno qualcosa da recriminare sul risultato. La partita si era messa bene
per il Mussomeli, che era passato in vantaggio grazie ad una rete di opportunismo di Gero Valenza. Poi i giocatori gialloblu hanno avuto l'opportunità di poter arrotondare il risultato, specie nella seconda frazione di gioco, ma vuoi per le cattive condizioni del terreno di gioco, vuoi per l'imprecisione dei propri avanti, non è riuscito ad impinguare il bottino. E poi ha subito a pochi minuti dalla fine la punizione da parte del centravanti Schifano, che ha trasformato in gol sull'unica azione, dobbiamo dire, proposta nella ripresa dalla squadra di San Cataldo. Ora il Mussomeli a venire in avanti, l'arbitro pesca in posizione di fuorigioco Valenza. Valenza che oggi gioca con una vistosa fasciatura all'avambraccio sinistro, per un infortunio procuratosi in allenamento. Tra le fila della Libertas Giammei fa spicco il portiere Arena, che ha militato nella San Cataldese e da giovane ha giocato nelle file della Nissa. Dalla lettura della formazione avrete potuto peraltro notare che in panchina ci sono solo tre uomini con l'allenatore Baglio, poiché gli altri due giocatori facenti parte della rosa della Libertas Giammei non sono potuti sedere in panchina perché squalificati. Si tratta di Alberto Cuda e Salvatore Abate, che domenica scorsa sono incappati in un'espulsione. Intanto vediamo Valenza che porta avanti palla, cerca di servire sulla propria destra il compagno Mistretta, ma l'azione viene fermata da Giarratano, che però si trascina la sfera oltre la linea laterale di delimitazione del campo per la rimessa con le mani di Bella. Noto indietro a Genco, Intilla sulla destra, subisce fallo Intilla, l'arbitro comanda un calcio di punizione per il Mussomeli. Tutto questo quando siamo giunti al quinto minuto di gioco, il risultato è di 0-0. Mistretta si incarica della battuta. Viene avanti anche lo stopper Alessi, poi opera il cross Mistretta, respinge la difesa ospite. Palla che viene trattenuta in campo da Mistretta, l'arbitro a due passi indica che la sfera è uscita fuori, assegna la rimessa con le mani alla Giammei. Ora è Bella che serve Mistretta lateralmente per Noto, liscia la palla Giarratana, Noto vede libero e serve molto bene Nola sulla sinistra, scarta un avversario Nola, potrebbe crossare, parte il cross troppo basso, esce il portiere Arena e blocca senza difficoltà. Dobbiamo dire che oggi le condizioni del terreno di gioco sono buone. È forse la prima volta quest'anno che il fondo del comunale di Mussomeli è in discrete condizioni. Non è piovuto in questi giorni e quindi non vediamo le solite pozzanghere. Tutto dovrebbe essere a vantaggio del gioco. Ecco intanto Bella sulla palla che apre per Noto, che gli ritorna molto bene la sfera, quindi Intilla potrebbe servire un proprio compagno, Mistretta che si era defilato sulla destra. La difesa a buon gioco e allontana la palla, ma è il Mussomeli che torna ad impostare con Nola per Noto. Noto viene pressato da due avversari, perde palla, poi spazza la difesa ospite, allontanando con decisione. Sul fronte opposto c'è un dribbling arrischiato del libero Genco, che serve Canalella da questi per Bella. Quindi ancora Genco che scivola, si rialza, viene fermato
dal numero 6 Marchese, che lancia lungo in avanti per il proprio compagno. Lancio però risulta troppo lungo ed è facile l'uscita del portiere Lo Conte, che allontana. Valenza intanto commette fallo ai danni del numero 5 Tipe, e l'arbitro assegna il calcio di punizione alla Libertas Giammei. Sono passati 9 minuti dall'inizio della partita, nessuna occasione pericolosa creata dalla squadra locale fino a questo momento. Quindi il risultato è sempre di 0-0. Diamo uno sguardo alle marcature, vediamo Gattuso che marca Intilla, mentre l'altra punta Valenza è controllata da Tipa. Intanto c'è un lancio di Mistretta, ancora una volta troppo lungo, sorveglia il libero Berta, che è anche il capitano della squadra, che la sfera termini tra le braccia del portiere Averna, che si appresta ad effettuare la rimessa. Su Saverino invece, sul fronte opposto, agisce Genco Russo, mentre Alessi ha preso in consegna Pisa. Al centrocampo le marcature sono a zona. Intanto c'è questo calcio di punizione assegnato dal signor Frangiamori alla Libertas Giammei. Impreciso il passaggio di Cosentino, noto intercetta, quindi c'è Mistretta sulla palla che lancia molto bene sulla fascia. Intilla, il passaggio però è un po' troppo lungo e angolato. Il numero 7, malgrado lo scatto, non riesce a raggiungere la palla, che gli termina in fallo laterale. Non si è visto fino a questo momento granché di gioco da parte di entrambe le squadre. Evidentemente il Mussomeli forse teme l'avversario, non si spinge con tutti i suoi effettivi in avanti, almeno in questi primi minuti. Vediamo difatti 4-5 giocatori del Mussomeli liberi da marcature, mentre tutta la squadra nissena arretra nella propria area di rigore. Va su questo calcio di punizione Nola, cross per Intilla, c'è un piede del libero Berta che allontana. Perdono subito palla i giocatori della Libertas e il Mussomeli con Genco Russo che apre per il libero Genco, saltato un avversario, c'è forse fallo, l'arbitro concede la norma del vantaggio. Genco ancora supera quattro avversari, molto bravo. Poi c'è un cross per Valenza che entra in area. Valenza si aggiusta la palla con il tacco, non ha un felice controllo, ma è ancora il Mussomeli che ha l'opportunità di poter spingere verso la porta avversaria con Mistretta per Noto che non ci arriva. Sul fronte opposto a Genco ancora, perde palla, allontana la squadra ospite, ma è Alessi sempre sulla sfera che serve Canalella da questi a Mistretta, anticipato Mistretta. Provano il contropiede i giocatori ospiti. La palla che termina tra le mani del portiere Lo Conte. Si sta svegliando il Mussomeli, forse i giocatori si sono resi conto che questa Libertas Giammei non è un granché. Provano ad andare avanti con più decisione, guadagnano il primo corner della partita. Quando siamo giunti al 12° minuto del primo tempo, il risultato è di 0-0. Il solito Nola alla battuta del calcio d'angolo. In avanti Soli Puleo e Severino per la Giammei, parte il cross ed è autogol. No, non è autogol, è stato Valenza a sbloccare il risultato con un colpo di testa sul preciso cross dalla bandierina di Nola. Ha colpito con decisione di testa, nulla da fare per il portiere
Averna e Mussomeli che passa in vantaggio proprio quando siamo giunti al 13° minuto del primo tempo, quindi Mussomeli 1, Libertas Giammei 0, gol direi del solito Valenza. Vediamo se sarà in grado di reagire la squadra di Caltanissetta, se tenterà di recuperare questo gol. Ma è il Mussomeli che imposta ancora con Mistretta, molto bene per Nola. Nola sbaglia il servizio per Intilla. C'è un'ottima finta di Noto e questa volta con molto oculatezza l'arbitro assegna il calcio di punizione alla squadra ospite, perché il giocatore numero 7 Intilla si era trovato in netta posizione di offside. Berta effettua la punizione, Intilla intercetta, palla per Bella che vede serve Nola. Nola apre molto bene per Intilla, possibilità di Intilla, esce il portiere Averna con i piedi e allontana, ma ancora il Mussomeli prepotentemente in avanti con Alessi che apre gioco per Noto, cross pronto di Noto e ancora una volta l'arbitro indica la posizione irregolare del numero 7 Intilla. Questa volta non siamo d'accordo con il direttore di gara, c'era parso di vedere il numero 3 Gattuso alle spalle della punta mussomelese. Comunque l'arbitro ha segnato il calcio di punizione che è stato già battuto con il lungo rinvio di Averna. Dopo il gol il Mussomeli non si è fermato, sta continuando a macinare gioco, non sta commettendo lo stesso errore commesso una settimana addietro a San Cataldo contro l'Ariete, quando i giocatori hanno giocato con una certa sufficienza. E vediamo Valenza che apre, ancora occasione per Intilla, cross e Averna a vuoto, respinge la difesa sulla corrente Nola che avrebbe potuto sfruttare molto bene l'occasione, sarebbe bastato spingere la palla in fondo alla rete. Poi c'è il fischio dell'arbitro per l'entrata a scivolone di Valenza, il calcio di punizione assegnato alla Libertas Giammei. Ancora molto pericoloso il Mussomeli in avanti, ottimo cross dell'ala destra Intilla, cross sul quale non è arrivato in tempo Nola per trasformare. Dicevamo, il Mussomeli non sta commettendo l'errore della scorsa settimana che gli è costato poi il pareggio. La squadra aveva giocato con molta sufficienza, non è che si fosse chiusa in difesa dopo aver segnato il gol, comunque non ha giocato con quella necessaria concentrazione, con quella determinazione che gli avrebbe consentito di chiudere la partita. Aveva sbagliato diverse occasioni da gol. Oggi invece la squadra ci sembra molto determinata, concentrata, sta provando a spingere sull'acceleratore per impinguare il bottino. Del resto gli avversari che oggi fronteggiano la capolista non ci sembrano eccessivamente pericolosi. Si potrebbe profilare una goleada, vediamo. Intilla al centro per Valenza, si gira molto bene Valenza, conclude ma la palla debole si perde sul fondo. Diciassettesimo minuto di gioco, Mussomeli 1, Giammei 0. Gol di Valenza al 13°. Effettuate le operazioni di rimessa, goffo intervento di Intilla e quindi sul fronte opposto allontana il numero 2 Cosentino in fallo laterale. Numeroso il pubblico che oggi affolla il comunale,
spinto pure a venire qui dalla giornata buona, c'è un tiepido sole, non c'è il vento che ogni volta disturba le partite. Intanto abbiamo visto una conclusione di Valenza dal limite con palla che è terminata alta sulla traversa della porta a difesa dal numero 1 ospite Averna. È lo stesso Averna che va al recupero della palla e quindi il libero Berta può effettuare la rimessa dal fondo. È raro a Mussomeli nel periodo invernale avere delle giornate così belle senza vento, anche perché dobbiamo dire questo campo sportivo è sorto in una zona imperversata da forti venti, ricordiamo che sorge a 750 metri sul livello del mare, zona molto ventilata. In genere, comunque, seguiamo l'incontro e Valenza di testa per Intilla, questa volta in posizione regolare il numero 7. Potrebbe concludere, c'è un errore, un doppio errore difensivo della Libertas Giammei, un malinteso tra il portiere Averna e il libero, ne approfitta il numero 7, ma l'arbitro evidentemente ha rilevato qualche irregolarità e ha annullato il gol a Intilla, quindi nulla di fatto, risultato sempre di 1-0. C'era apparsa a regolare l'azione del Mussomeli. Comunque il direttore di gara era molto vicino alla palla. Evidentemente avrà visto qualcosa che non andava bene e ha annullato la marcatura. Già rimessa la palla in gioco, il libero Genco che prolunga in avanti per il colpo di testa di Mistretta che cercava di servire Intilla. La palla termina in fallo laterale. Con le mani per Valenza che si libera del suo controllore, opera un cross basso. Poi arriva Bella al volo, molto bello il suo tiro. Aveva visto il portiere fuori dei pali, ha provato la conclusione dalla distanza, ne è venuto fuori un tiro molto secco, ma la palla presa troppo di esterno si è persa di un paio di metri fuori sulla sinistra di Averna. Nulla di fatto dunque anche in questa occasione. Prova ad impostare la Giammei, ma vediamo che c'è molta imprecisione nei passaggi e quindi anche questa azione si perde in fallo laterale. Ed è il Mussomeli che questa volta pasticcia un po', rimedia il giocatore Genco Russo, quindi libero il Canalella per Bella. Genco forse tiene un po' troppo palla, poteva servire un proprio compagno, possibilità di contropiede per gli ospiti, c'è il tiro dalla distanza del numero 7 Saverino, poi la palla deviata che termina sui piedi di Maddalena che non è pronto ad approfittarne, non ha un felice controllo e la palla stessa termina fuori dal rettangolo di gioco per la rimessa del portiere Loconte. Nulla di fatto dunque in questa occasione quando siamo giunti al 22esimo minuto di gioco. Risultato, lo ricordo, è di 1-0 grazie al gol messo a segno dal centravanti Valenza. Da Intilla per Bella, Bella apre per Mistretta, ancora Bella, molto buona la triangolazione dei giocatori in maglia Amaranto, palla che poi termina in fallo laterale. Molto positiva la prova offerta dal centrocampista Bella, che si era già messo in evidenza
in un paio di partite. Bella sta maturando, ricordiamo che è un giocatore molto giovane, ha 19 anni e cresce di partita in partita. Tanto vediamo Canalella che viene avanti, serve o cerca di servire Bella. Il pallone è troppo alto, il centrocampista rosso-blu non può controllare, la palla termina in fallo laterale. Già battuto, palla persa, quindi malinteso tra due difensori, esce il portiere Loconte con molta tempestività e impedisce al centravanti Puleo di poter concludere a rete. Occasione anche per la Libertas Giammei, sempre su errore difensivo degli Amaranto Mussomelesi, ma il libero, il centravanti Puleo non è pronto ad approfittarne e quindi il portiere Loconte può uscirgli tra i piedi e impossessarsi della sfera. Deve stare attenta la squadra di casa, non bisogna cincischiare in difesa, bisogna agire con molta più decisione e soprattutto cercare di passare la palla, perché vediamo che quando l'azione viene velocizzata con dei passaggi di prima, e diciamo che il Mussomeli sa giocare in questo modo, vengono fuori delle azioni molto pericolose. Ora vediamo Valenza, per Noto ancora corto il cross del centravanti e palla che termina fuori per la rimessa di Maddalena, da Maddalena al proprio compagno Marchese che butta la sfera in avanti. C'è Genco Russo che fa buona guardia, poi c'è una bellissima finta di Nola per Noto che rimette subito al centro, dove lo stesso Nola non può raggiungere il passaggio del compagno. Quindi Canalella allarga il gioco per il libero Genco che butta a casaccio in avanti, c'è la respinta della difesa ospite e palla che termina ancora tra i piedi del libero del Mussomeli. Forse l'allenatore dovrebbe dire, l'allenatore Raviotta e i suoi, di velocizzare il gioco, di non cincischiare. E intanto vediamo ancora pericolosamente in avanti la Giammei con una conclusione del suo centravanti Puleo, palla che fortunatamente termina fuori dalla porta difesa da Loconte. Ci sembra che la squadra di casa in questi minuti abbia perduto di concentrazione. Vediamo che il mister Raviotta è saltato in piedi dalla panchina, sta sgridando i suoi. Ancora sta giocando con sufficienza il Mussomeli, sta snobbando un po' gli avversari. Intanto provano gli Amaranto a venire in avanti, la loro incursione viene fermata, quindi può partire in contropiede Giarratano, che però non si capisce con il proprio compagno e mette la palla in fallo laterale. Ventinovesimo minuto di gioco, Mussomeli 1 Giammei 0. Genco per Intilla, anticipato ma con le mani del proprio controllore Gattuso. Calcio di punizione per il Mussomeli. Va alla battuta Alessi per Nola, molto mobile Nola in questa fase iniziale dell'incontro. Da Nola ancora per Mistretta, posizione di fuorigioco rilevata dall'arbitro e conseguente calcio di punizione entro l'area di rigore per la Giammei. Il portiere Averna che
fino a questo momento, Arena, scusate, che fino a questo momento non è dovuto intervenire, ma ha dovuto solo raccogliere la palla due volte dalla rete, però in un'occasione l'azione non era regolare, quindi l'arbitro ha annullato la marcatura di Intilla. Per il resto non è che il Mussomeli abbia costruito delle azioni che si siano concluse con tiri entro lo specchio della porta, per cui non abbiamo visto il portiere ospite dover operare degli interventi risolutivi. Ancora posizione di fuorigioco e punizione già battuta dal libero Berta. Palla in avanti per Marchese che serve Puleo, da Puleo ancora a Marchese, prova il tunnel ai danni di Canalella, non ci casca il difensore, comunque guadagnano una rimessa con le mani gli ospiti, la palla da Maddalena lasciata a Giarratano. Fermata ancora in fallo laterale l'azione della Giammei e nuova rimessa con le mani di Giarratano. In aria la palla pericolosamente viene controllata dal numero 8 Pisa e l'arbitro assegna la massima punizione per un intervento contemporaneo di due difensori mussomolesi sull'avversario. È calcio di rigore ineccepibile, dobbiamo dire, c'è stato l'intervento contemporaneo di Alessi e di un altro giocatore del Mussomeli proprio sulle gambe del numero 8 Pisa, che ha forse un po' accentuato la caduta. Comunque l'arbitro con molta decisione e tempestività ha indicato il dischetto. Calcio di rigore dunque per la Libertas Giammei e possibilità di rimettere il risultato in parità. Va alla battuta il numero 4 Berta, il capitano libero della squadra, ospite. Siamo giunti al 31esimo di gioco, parte ed è fuori! Ed è fuori, alta la conclusione di Berta. Tutto da rifare, grossa opportunità, irripetibile opportunità per la Libertas Giammei di riequilibrare le sorti dell'incontro, ma il libero Berta ha calciato con troppa precipitazione, ha colpito la palla dal basso verso l'alto. E la stessa è terminata di un metro circa sopra la traversa della porta a difesa dal portiere Loconte. Scampato pericolo per il Mussomeli. È partita ancora sull'1-0 per gli Amaranto. Intanto vediamo il libero Genco venire in avanti, apre il gioco per Alessi. Alessi ancora per Genco, in avanti stoppa la palla molto bene in Tilla, potrebbe servire un compagno, prova l'azione solitaria, giunge al limite, passaggio per Noto, Noto opera un lancio per Valenza. Ma esce il portiere Arena e in tuffo blocca con sicurezza. Dicevamo che la squadra locale si era un po' addormentata, aveva lasciato troppi spazi alla Giammei che subito ne ha approfittato e ha costruito l'azione che abbiamo visto poco fa e che ha fruttato ai giocatori ospiti il calcio di rigore che però maldestramente il numero 4 Berta ha mandato alto sulla traversa. Tanto è lo stesso Berta che allontana sulla possibile azione di Intilla, poi c'è un calcio di punizione sul cerchio del centrocampo per un intervento scorretto e danni del centrocampista Noto. Valenza opaca la sua prova oggi, dobbiamo dire. Il numero 9 ci aveva abituato a delle prestazioni molto buone ultimamente. È riuscito a mettere a segno il gol del vantaggio del Mussomeli.
però per quanto riguarda il gioco al quale ci aveva abituato sulle fasce o al centro finora non abbiamo visto granché. C'è una rimessa con le mani di Gattuso, palla servita a Pisa, colpo di testa, quindi allontana con decisione Genco, palla che termina in fallo laterale sulla tre quarti di attacco del Mussomeli. È il libero Berta con le mani, può servire il proprio portiere Arena. Partita è decisamente brutta, non abbiamo visto granché di gioco. I centrocampisti del Mussomeli dovrebbero accelerare un po' i ritmi, giocare la palla di prima intenzione, velocizzare le azioni. Ma quest'oggi questo si vede molto raramente. Ne viene fuori un partita molto mediocre. Intanto Genco, il libero che si sgancia sovente a dare manforte al proprio centrocampo, poi Bella che viene fermato energicamente da Cosentino. Bella prova a riconquistare palla, guadagna un calcio di punizione, alla cui battuta va il numero 11 Nola. Barriera di due uomini, quattro giocatori del Mussomeli in aria. C'è Noto fuori dall'area, parte il cross. Esce il portiere Arena e blocca con sicurezza sul tentativo di colpo di testa contemporaneo di Valenza e di Alessi, che si era spinto in avanti per sfruttare la sua elevazione. Battuto intanto un calcio di punizione con palla in movimento, l'arbitro dice che si deve rifare tutto. Quando mancano 4 minuti al termine del primo tempo, c'è Noto che si impossessa di un pallone, non serve Valenza che si trovava in posizione di fuorigioco, poi c'è il retropassaggio di Berta a vantaggio del proprio portiere Arena. Colpo di testa intanto dei due difensori del Mussomeli, palla a Nola che scivola. Canalella per Mistretta, molto bene questa volta per Intilla, e anche in questa occasione l'arbitro rileva giustamente la posizione irregolare dell'attaccante mussomelese e comanda il calcio di punizione per la Giammei. Ci cascano spesso gli avanti Amaranto e si fanno pescare in posizione di fuorigioco. Ora è Marchese sulla fascia sinistra che viene fermato dal libero Genco, molto bene, palla giocata di prima intenzione, ma sbaglia tutto Intilla consegnando la sfera agli avversari che vengono ancora in avanti. C'è il cross di Marchese, colpo di testa del libero Genco, quindi sulla palla il terzino Gattuso che tira con poca coordinazione. La sfera termina tra le mani del portiere Lo Conte. Sul fronte opposto Nola per Valenza, scatto rabbioso di Valenza che raggiunge la palla, la stoppa, entra in aria, può operare il cross, palla che sfugge dalle mani del portiere Arena, che però in secondo tempo la recupera. Non riesce oggi il centravanti mussomelese ad operare dei cross validi.
L'abbiamo visto traversare la palla più volte, ma ne sono venuti fuori sempre dei cross rasoterra, corti, che sono stati sempre preda dei difensori ospiti. Sgoccioli del primo tempo col Mussomeli che termina in avanti, c'è il cross ancora di Valenza sulla palla Nola che la alza a campanile, spazza la difesa ospite, prova ad andare via il Puleo, fermato irregolarmente, l'arbitro dice di proseguire, palla a Noto che si impelaga tra due avversari, quindi Bella, azioni molto confuse, Nola, Noto con decisione per Nola, troppo lungo il servizio del centrocampista Mussomelese, palla ancora che termina tra le braccia del portiere Arena. Molto buona l'azione questa volta di Gattuso sulla fascia sinistra, deve intervenire Canalella in scivolata per mettergli la palla in fallo laterale. Lo stesso Gattuso che si incarica della rimessa con le mani, quindi il numero 11 Giarratano che lancia per Puleo che non aggancia, consentendo l'intervento del portiere Loconte. Viene avanti ancora il Mussomeli in quella che potrebbe essere l'ultima azione del primo tempo e ancora posizione di fuorigioco di Valenza sul servizio del proprio compagno. L'arbitro molto attento rileva la posizione di offside del centravanti Mussomelese e comanda il calcio di punizione. Intanto Genco che si sta dannando l'anima a venire in avanti, palla per Mistretta che la rimette con prontezza in una zona del campo però dove non ci sono propri compagni, quindi Noto per Nola, finta di Nola per Bella di prima, molto buono il servizio di Bella, anticipato Valenza da un colpo di testa della difesa, poi Nola apre per Intilla, possibilità di cross, Intilla si ferma. Potrebbe servire Mistretta, prova la conclusione personale, palla che sfugge al portiere Arena e questa volta Valenza non ha difficoltà a trasformare, papera del portiere Arena che sulla conclusione, dobbiamo dire insidiosa di Intilla, non perché il tiro sia stato irresistibile come potenza, ma perché la palla ha battuto sul terreno prima di essere intercettata dal portiere Arena, il quale però ha grosse responsabilità essendosi fatto sfuggire la palla di mano, e Valenza con la solita prontezza ha ribadito in gol, quindi 2-0 per il Mussomeli quando siamo giunti al 43esimo minuto del primo tempo, doppietta di Valenza dunque che se non altro sta coronando questa giornata non proprio felicissima per quanto riguarda il gioco, con due marcature che consentono per ora alla squadra di casa di vincere questa partita per 2-0. Quindi due perle in questa partita decisamente brutta sono questi due gol di Valenza, che ribadisce le sue capacità di grande opportunista andando per ben due volte a rete. Il capocannoniere del girone B del campionato di terza categoria, Valenza. Ora vediamo il servizio di Mistretta ancora per il numero 9 del Mussomeli, questa volta va via bene, poi va a cercare il fallo che lo stopper Tipa è costretto a commettere, quindi calcio di punizione per il Mussomeli. Quanto manca un minuto al termine del primo tempo. Va Mistretta questa volta alla battuta.
parte il cross di Mistretta, ribattuto da Giarratano in fallo laterale. Forse era troppo vicino il numero 11 ospite alla palla, avrebbe fatto bene Mistretta a chiamare la distanza. Comunque seguiamo questa azione, è lo stesso Giarratana che può allontanare la minaccia. Noto che serve Mistretta, l'arbitro è a pochi passi ed indica che ci sono due giocatori del Mussomeli in posizione di fuorigioco. Tempo che al nostro cronometro è scaduto. Sarà battuto questo calcio di punizione dal libero Berta. L'arbitro consulta il cronometro, prova a proporre un'altra azione, la Libertas. Giammei prontamente sedata dai difensori mussomelesi, quindi velocissimo sulla fascia sinistra Bella, passaggio per Noto che allunga in direzione di Intil, il lancio è troppo lungo e la palla termina fuori dal rettangolo di gioco. 45esimo del primo tempo, Mussomeli 2, Libertas Giammei 0, doppietta di Valenza. Colpo di testa intanto di Nola, palla per Valenza, c'era stato forse un fallo di mano, l'arbitro ha fatto continuare il gioco. Quindi ancora Nola servito da Bella, torna la palla Nola, Bella molto bene per Noto, forse un po' corto il passaggio di ritorno di Bella. Alessi colpisce male la sfera, deve rincorrerla il terzino Canalella per evitare che la stessa termini in fallo laterale. Poi c'è un anticipo netto di Maddalena e danni di Noto, quindi il libero Genco che esce bene questa volta dall'area, apre non altrettanto bene in mezzo tra Mistretta e Intilla che non riescono ad evitare che la palla termini in fallo laterale. Partita abbondantemente scaduta, siamo al 46esimo e in questo istante l'arbitro fischia la fine del primo tempo che vede le squadre andare al riposo con il Mussomeli in vantaggio di 2-0 grazie alle marcature di Valenza al 13esimo e al 40esimo del primo tempo. Ci risentiamo nella seconda fase dell'incontro. Rientrano le squadre in campo per i secondi 45 minuti di gioco. Ricordiamo il risultato del primo tempo, il Mussomeli conduce per 2-0 grazie alla doppietta messa a segno dal centravanti Valenza. Primo tempo molto brutto, ravvivato solo dai 2 gol di Valenza. Per il resto buio pesto. Dobbiamo dire che forse è stata la peggiore prestazione stagionale offerta dal Mussomeli. Mussomeli che peraltro non è che abbia di fronte un avversario irresistibile. Non ha fatto nulla la Libertas Giammei per opporre resistenza alla capolista, anche se dobbiamo dire ha avuto l'opportunità di rimettere in discussione il risultato quando il numero 4 Berta ha dovuto tirare dagli 11 metri per la trasformazione di un calcio di rigore assegnato dall'arbitro Frangiamore per un atterramento in aria del centrocampista Pisa che è stato stretto in sandwich da due avversari. Rigore ineccepibile dal dischetto Berta
che calciava con poca coordinazione, colpendo la palla molto male dal basso verso l'alto e alzandola sopra la traversa di un paio di metri. Per il resto niente di rilevante, un solo calcio d'angolo battuto dal Mussomeli nel primo tempo. E quindi apprestiamoci a vedere questi secondi 45 minuti di gioco nella speranza che almeno si possa vedere qualche buona giocata. Diamo uno sguardo alle formazioni, non riteniamo ci siano state delle sostituzioni da parte dei due allenatori, quindi le squadre tornano sul rettangolo di gioco nella stessa formazione del primo tempo. La Libertas Giammei con Arena, Cosentino, Gattuso, Berta, Tipa, Marchese, Saverino, Pisa, Puleo, Maddalena e Giarratano. Il Mussomeli con Loconte, Canalella, Genco, Russo, Bella, Genco, Alessi, Intilla, Mistretta, Valenza, Noto e Nola. Sono subito i locali a portarsi in avanti. La palla colpita di testa da Noto però viene intercettata dalla difesa ospite, cosicché la Giammei può spingersi in avanti per tentare un'azione di contropiede, peraltro fermata dal libero Genco. A questo punto i gialli canarini non hanno nulla da perdere, dovrebbero portarsi tutti in avanti per cercare di recuperare le due reti. Intanto Intilla sulla palla, c'è una deviazione da parte di un difensore e palla che termina fuori della porta, difesa dal portiere Cartera, che ha preso il posto dell'insicuro Arena, che nel primo tempo aveva contribuito con un suo errore grossolano su un tiro dalla distanza di Intilla e aveva dato il là alla seconda marcatura di Valenza. Intanto primo calcio d'angolo della ripresa, battuto, c'è il colpo di testa molto bello di Alessi sull'uscita a vuoto del portiere di riserva della squadra ospite. Nulla di fatto, comunque Valenza che ora prova ad andare via sulla sinistra, doppio passo di Valenza fermato con molta decisione da Tipa in fallo laterale. L'allenatore Baglio ha mandato in campo il giovanissimo Cartera a sostituire Arena, portiere di molto conosciuto, portiere che dicevamo all'inizio ha militato anche nelle giovanili della Nice, ha militato nella San Cataldese, ma che forse ormai è giunto al tramonto. Con le mani da Bella in aria per Nola, cross molto alto, palla che termina al di là della traversa della porta difesa da Cartera. Nulla di fatto quindi, risultato sempre di 2-0 per il Mussomeli. Quando siamo giunti al terzo minuto del secondo tempo, c'è Mistretta sulla palla che apre molto bene per Bella, possibilità di cross per Bella, si avventa Mistretta, molto bella la conclusione della mezzala del Mussomeli e palla che termina di un soffio al lato sul palo di destra della porta a difesa da Cartera. Non ci sarebbe stato nulla da fare per l'estremo difensore ospite, la palla colpita al volo di destro dal centrocampista mussomelese sembrava destinata in fondo alla rete, invece è terminata di pochissimo al lato. Intanto vediamo che l'allenatore Baglio opera un'altra sostituzione, entra in campo il numero 14 Rizza, che va a rilevare il centrocampista Maddalena, che vestiva la maglia numero 10. Ben poca cosa questa Libertas Giammei di Caltanissetta, che sta avendo la fortuna forse di incontrare uno spento Mussomeli,
che in altre occasioni avrebbe potuto tranquillamente fare la goleada contro questi avversari. Comunque vediamo il Mussomeli in avanti con Mistretta e ancora l'arbitro che fischia la posizione di fuorigioco a Valenza. Francamente non abbiamo visto nessuna irregolarità nell'azione, poiché il terzino Cosentino si trovava ben alle spalle del centravanti del Mussomeli. Mistretta intanto viene fermato, si buttano in avanti i giocatori di Caltanissetta. Passaggi molto imprecisi, può intervenire la difesa del Mussomeli, c'è Genco che subisce fallo e quindi conseguente calcio di punizione per il Mussomeli. Quinto minuto di gioco, risultato sempre di 2-0. Mussomeli che non si è ancora svegliato. Forse per giocare bene al calcio ci vogliono due squadre in campo. La poca resistenza che sta offrendo la squadra ospite non avvantaggia neanche il Mussomeli. Ora c'è un tiro molto insidioso che tocca a terra. Il portiere Cartera sembrava un po' avanzato, comunque recupera la sfera, evitando l'intervento di Valenza. Offensiva della squadra ospite. Provano a venire avanti anche i terzini. Nell'occasione Gattuso sulla fascia opera il cross. Genco controlla, spazza di testa, cerca di prolungare la traiettoria del pallone. Mistretta e vantaggio di Intilla. Interviene il nuovo entrato Rizzi e mette la palla in fallo laterale. Pubblico sconcertato dalla prestazione dei propri beniamini. Vediamo che c'è disinteresse per la partita. Si seguono di più le sorti delle altre squadre dei campionati maggiori attraverso le radioline. Azioni molto confuse a centrocampo, quindi la palla che termina tra i piedi di Mistretta, che di tacco molto bene apre per Noto. Prova a far gioco il Mussomeli. Noto rallenta un po' l'azione, poi serve lateralmente Nola. Nola si libera con una finta del proprio avversario, passa Bella. Bella trova delle difficoltà, quindi serve un proprio compagno. Nola non aggancia sul servizio di Genco Russo. Poi lo stesso Genco Russo, nel tentativo di recuperare la sfera, commette fallo, entrando a scivolone sul terzino Cosentino. Già battuta la punizione, ancora il Mussomeli in avanti, posizione di fuorigioco giusta questa volta di Valenza, che si trova oltre la linea dei difensori sul servizio di Nola e quindi calcio di punizione già battuto. Fermata ancora l'offensiva, il tentativo di azione da parte della squadra ospite. Poi molto bene Valenza opera un passaggio un po' troppo lungo per un proprio compagno. Interviene la difesa con il nuovo entrato Rizza, che protegge la palla sull'intervento di Intilla, palla che termina fuori per la rimessa. Anticipo di Bella, colpo di testa di Genco Russo che viene spinto vistosamente da Saverino, calcio di punizione per il Mussomeli. Nono minuto di gioco. Alessi per Nola. L'arbitro fa ripetere le operazioni di battuta. Bisogna attendere il suo fischio. Ecco, parte Alessi per Valenza di prima intenzione in una zona del campo dove non ci sono compagni. Prova
Allontanano la difesa ospite, goffamente Genco sul fronte opposto. Prova a venire avanti Saverino. Difende caparbiamente palla, ma sul pressing degli avversari è costretto a consegnarla ad un giocatore del Mussomeli. Ora è Bella sulla fascia, apertura per Valenza. Ancora troppo laterale il tocco del centrocampista mussomelese, palla che sfila al di là della linea di delimitazione del campo per la rimessa con le mani della squadra ospite. Vanno a ostacolarsi due giocatori della Libertas, poi la palla che termina in Tilla, questa volta in posizione regolare, no, la possibilità di contropiede, velocissima, entra in aria, conclude a rete, ne viene fuori un tiro prevedibile, il portiere Cartera si tuffa sulla sua sinistra e neutralizza. Valenza intanto supera un paio di avversari in collaborazione con Noto, poi apre per il centrocampista, molto bene. Noto, possibilità di cross per Intilla, è clamoroso. Intilla da due passi riesce a mettere la palla fuori. Preciso cross di Noto per la testa di Intilla, pronto l'intervento del numero 7 del Mussomeli. Una palla che termina fuori, grossa occasione da gol, buttata al vento da Intilla, che ha colpito, dobbiamo dire, con molta prontezza, ma non ha calibrato bene la mira, la palla è terminata fuori. Disorientati completamente i giocatori della Giammei, provano a buttare la palla in avanti senza coordinazione, non hanno le idee chiare. Del resto si trovano sotto di due gol e contro un avversario come il Mussomeli, un avversario che incute timore, specialmente quando gioca entro le muramiche. I giocatori avversari sembrano imbambolati. Con le mani da Pisa in avanti c'è il colpo di testa di Bella, quindi controlla bene Marchese, apre il gioco sul fronte opposto, dove il terzino Gattuso cerca di fare proseguire un proprio compagno, quindi c'è l'intervento di Canalella che fa carambolare la palla sulle spalle di Gerratano. E fallo laterale per il Mussomeli. Siamo intanto giunti al 12° minuto del secondo tempo. Il risultato è di 2-0 per i locali, grazie alla doppietta messa a segno da Valenza. Intanto svarione difensivo dei giocatori del Mussomeli, intervento di Genco in seconda battuta. E calcio di punizione dal limite per la Libertas Giammei. Il solito Di Pisa aveva provato ad entrare in area, ma proprio al limite è stato fermato con decisione dal libero Genco, che ha impedito in questo modo la conclusione dell'avanti ospite. Calcio di punizione dunque dal limite, quando siamo giunti al 13° minuto di gioco della ripresa, opportunità per gli ospiti di poter concludere a rete, posizione molto vantaggiosa, siamo proprio sul limite dell'area di rigore, in posizione centrale, due giocatori sulla palla, c'è il libero Berta e il numero 7 Saverino. Sarà Berta a calciare, il giocatore che ha tirato fuori il rigore per la propria squadra. Tutto pronto per la battuta, parte il giocatore, miracolo di Lo Conte, molto bello l'intervento del portiere del Mussomeli sulla secca conclusione del numero 4, che forse si sarebbe fatto perdonare l'errore dagli 11 metri. Conclusione secca, raso terra, molto angolata. Il portiere Lo Conte si distende sulla propria destra, riesce a fermare la palla in due tempi. Ottima parata del portiere
del Mussomeli, che sta disputando, dobbiamo dire, un campionato ad alti livelli quest'anno. Intanto c'è un fallo laterale per il Mussomeli, che viene già battuto, palla a Nola che prova a liberarsi dell'avversario Rizza, riesce con un tunnel, però la palla era già terminata in fallo laterale. Fischia l'arbitro sull'intervento ai danni di Pisa. Calcio di punizione per la Giammei sulla linea del centrocampo. C'è Marchese che viene fermato da Noto. Noto non serve molto bene Valenza perché trovavasi in posizione irregolare, va via solo, ora potrebbe crossare, entra in aria. Noto molto bene, apre il cross, Valenza viene anticipato da un avversario, quindi sfuma questa occasione di contropiede per il Mussomeli. Poi c'è un fallo di Giarratana ai danni di Canalella e l'arbitro addirittura va ad ammonire il numero 11 ospite. Un fallo, dobbiamo dire, non cattivo. Comunque l'arbitro ha estratto il cartellino giallo ed ha ammonito il numero 11 della Giammei. Alessi in avanti, intercettato il suo passaggio. Comunque la sfera termina lo stesso sui piedi di Mistretta, che apre per Nola. Da Nola ancora Mistretta, errato il passaggio di Nola. Può intervenire la difesa e mettere la palla in fallo laterale. Con le mani la palla per Valenza, ancora Nola. Nola serve Noto. Si gira Noto con prontezza, conclude, tiro sballato, palla che termina alta sopra la traversa della porta a difesa da cartera. 17° minuto della ripresa, risultato sempre di 2-0, partita sempre molto brutta. C'è il Mussomeli che tenta in tutti i modi di arrotondare il proprio vantaggio, poi c'è il fischio dell'arbitro a interrompere l'azione offensiva di Bella e quindi calcio di punizione per la Giammei. Dicevamo, il Mussomeli sul piano dell'impegno ce la sta mettendo tutta per cercare di produrre un gioco apprezzabile, però non sempre ci riesce. Sul fronte opposto molta approssimazione nel gioco degli ospiti. È partita dunque molto brutta. C'è il fallo di mano di Valenza che intercetta il lungo rilancio di Cosentino e nuovo calcio di punizione. Azioni molto spezzettate, vuoi per l'imprecisione dei giocatori, vuoi per i continui fischi dell'arbitro. Spettacolo noiosissimo. Pubblico che si disinteressa quasi completamente delle vicende cui dovrebbe assistere. E intanto c'è un nuovo fischio del direttore di gara che assegna un calcio di punizione per il Mussomeli. È stato Genco Russo a proteggere la palla,
nel tentativo di impedire all'avversario di poter crossare. Genco Russo è stato spinto, l'arbitro se ne è accorto e ha comandato il calcio di punizione per il Mussomeli. Da Genco in avanti per Bella, che di testa prolunga per Valenza, anticipato Valenza dal proprio controllore, quindi cerca di evitare il fallo laterale, non vi riesce. Rimessa con le mani per Pisa. Da questi a Marchese, che prova a lanciare in aria, c'è il colpo di testa del numero 11 Giarratano e palla che termina fuori dalla porta difesa da Loconte. Non ci sentiamo di fare degli apprezzamenti sui singoli, non abbiamo visto nessuno che si sia messo particolarmente in mostra sia tra le fila della squadra di casa che tra quelle degli ospiti. Vediamo lo stesso Valenza che incespica sulla palla, poi l'arbitro assegna un calcio di punizione, non sappiamo per quale motivo, non ce ne siamo accorti dalla nostra postazione. Intanto Mistretta prova a venire in avanti tra due avversari che ritornano su di lui, poi serve molto bene Intilla, possibilità per Bella, tira al volo di Bella, ancora Bella sulla palla e poi l'arbitro fischia la posizione irregolare ancora di Valenza. Questa volta non era rilevante la posizione del giocatore perché il numero 4 del Mussomeli aveva concluso a rete. Indispettito il pubblico fischia, inopportuna dobbiamo dire la decisione del direttore di gara, ininfluente completamente sullo sviluppo dell'azione la posizione del centravanti Valenza, che in fuorigioco di posizione. Intanto c'è un lancio per Mistretta troppo lungo, la palla che termina in fallo laterale. Si può riprendere il gioco con la palla che viene rimessa dal portiere Cartera. Bell'anticipo questa volta di Genco Russo ai danni di Saverino e palla che termina in fallo laterale. Da Pisa in avanti per Saverino che controlla, si gira, cerca di servire Puleo, allontana la difesa del Mussomeli. Quindi Canalella, Mistretta, lateralmente per Nola. Da questi a Bella, Mistretta ancora, velocissimo arriva dalle retrovie Intilla. Per evitare guai maggiori il numero 14 Rizza mette la palla in fallo laterale. Con le mani per Nola che gli ritorna la palla, Mistretta potrebbe servire Noto, viene intercettato il suo passaggio, si ributtano in avanti i canarini. Molta imprecisione ancora una volta nel gioco della Giammei e palla che termina in fallo laterale. Partita decisamente noiosa, il tempo sembra non scorrere, siamo giunti al 24esimo minuto della ripresa. Quando assistiamo a questa rimessa con le mani, palla da Noto per Canalella, ancora Noto, si va a chiudere Noto, quindi Canalella su due avversari, caparbiamente recupera palla, c'è forse fallo di Canalella,
Comunque la sfera che termina bella, c'è Valenza in posizione irregolare, Bella apre molto bene per Intilla, ecco Intilla, per Nol, per Bella, che questa volta non riesce a crossare. Ripartono in avanti gli ospiti, la palla per Pisa, su lui va a chiudere con tempestività il libero Genco, quindi noto per Bella. C'è Valenza che chiama palla, Bella cerca di servirlo in corridoio, va a chiudere molto bene questa volta il libero Berta, poi subisce fallo ad opera di Bella e quindi calcio di punizione per la Giammei. Cosentino va a chiudere su di lui Intilla e palla nuovamente in fallo laterale. In avanti la palla per Giarratano, esce il portiere Lo Conte e può rinviare. Di testa salta Canalella, Ponte su di lui dell'avversario Saverino, l'arbitro dice che però il calcio di punizione deve essere battuto dagli ospiti, perché il fallo era stato commesso dal difensore mussomelese. Due uomini in barriera per questo calcio di punizione che viene affidato ancora a Berta, che ha impegnato severamente il portiere Lo Conte, che per il resto è rimasto inoperoso. Ecco che parte il tiro, molto teso, fuori però dallo specchio della porta. Nulla di fatto quindi, 25esimo minuto di gioco, 26esimo in questo istante. Mussomeli 2, Libertas Giammei 0. Noto di testa per Mistretta, Mistretta serve in avanti. C'è il libero Berta che appoggia indietro al proprio portiere. Si lamenta Valenza perché i compagni forse lo ignorano un po' troppo. Giarratana in avanti, prolungata la traiettoria del pallone che però termina fuori dal rettangolo di gioco per la rimessa del portiere Lo Conte. Partita che non ha nulla da dire, risultato ormai acquisito. Giammei che prova ad abbozzare qualche azione, Mussomeli che non riesce ad arrotondare il risultato. Quindi noto per Alessi, dribbling di Alessi, passaggio per Nola, Nola per Valenza, scatta Valenza prepotentemente in avanti, fermato però da Berta e palla al portiere Cartera. Palla buttata in avanti a Casaccio, quindi netto fallo di mano di Nola che rischia l'ammonizione. L'arbitro non se la sente di estrarre il cartellino giallo per il giocatore del Mussomeli. Punizione già battuta, ma sono ancora i locali in avanti con Mistretta che potrebbe servire e serve. Intilla che incespica sulla palla, torna sulla stessa, c'è Mistretta che conclude. Palla ancora una volta colpita male, che si perde sul fondo. Imprecisione nei passaggi, imprecisione nel tiro. Se ne stanno vedendo di tutti i colori oggi, qui al comunale di Mussomeli, il pubblico è indispettito. Non si riescono a fare più di tre passaggi alla volta. Ora c'è una caparbia azione del
centrocampista Mistretta che lancia il velocissimo Nola sulla destra, Nola viene controllato da Rizza che subisce fallo, calcio di punizione per gli ospiti. L'unica cosa bella di questa partita, dobbiamo dire, è la giornata, che è veramente splendida. Il pubblico abbandona gli spalti con un quarto d'ora di anticipo sulla fine dell'incontro, disgustato dalla prova offerta dai 22 giocatori in campo. Confuse azioni a centrocampo, poi viene fuori il terzino Gattuso che lancia per Giarratano che mette al centro per Puleo, c'è il ritorno di Alessi e palla che viene servita a Loconte. Valenza cerca di colpire la sfera di testa, non riesce. Canalella due volte sull'avversario, anticipo in gioco pericoloso di Nolla ai danni di un giocatore della Giammei, battuto il calcio di punizione, ci sono le proteste da parte del libero Genco e l'arbitro che estrae il cartellino giallo e ammonisce il numero 5 del Mussomeli. Molto nervosismo in campo, evidentemente i giocatori si rendono conto del fatto che non stanno offrendo una prestazione, una buona prestazione. Salta intanto Genco imperiosamente di testa, quindi Valenza servito da Intilla, torna la palla Valenza ad Intilla, velocissimo Intilla, va via, fa fuori un avversario, anche il secondo, però per un cross troppo corto, mezzo pasticcio di Rizza, comunque può intervenire il portiere Cartera e allontanare. Valenza ancora sulla palla per Noto che apre sulla destra per Mistretta che non ci arriva, palla che si perde ancora in fallo laterale. Rimessa con le mani di Berta, palla buttata a Casaccio in avanti, esce il portiere Loconte, anticipa Saverino che commette forse fallo, allontana il portiere malamente sui piedi di Pisa che prova a concludere da molto lontano, non c'entra lo specchio della porta, la palla si perde molto distante dai pali della porta a difesa da Loconte che ha qualche cosa da dire al suo avversario Saverino, viene redarguito verbalmente dall'arbitro. C'era stata l'entrata molto dura di Saverino ai danni del portiere, ma non crediamo che ci fosse stata cattiveria nell'intervento del numero 7 ospite. Protesta il portiere del Mussomeli, a torto dobbiamo dire. Comunque si può riprendere il gioco con questa rimessa, operata troppo frettolosamente da Alessi. Comunque il Mussomeli che si fa pescare ancora con un giocatore oltre la linea difensiva e intanto ci sono delle scaramucce tra il portiere locale e il numero 7 Saverino. Forse l'arbitro estrarrà il cartellino rosso, così ci sembra, non ne vediamo bene dalla nostra postazione il colore del cartellino. Vediamo le decisioni del direttore di gara. C'è stato un tentativo di lite tra il numero 7 Saverino e il portiere Loconte.
L'arbitro ha solo ammonito il giocatore numero 7 che vediamo è rimasto in campo. Genco butta via la palla che viene controllata da Mistretta. Cade un giocatore della Giammei, forse colpito da Nola. Vediamo, l'arbitro era a due passi. Cartellino anche per Nola. Nervosismo in campo e l'arbitro mostra chiaramente il cartellino rosso al numero 11 del Mussomeli e lo espelle. Brutto fallo allora di Nola. Non avevamo visto bene. Abbiamo visto crollare a terra il giocatore della Libertas Giammei, evidentemente colpito da Nola, che viene espulso dal direttore di gara. Partita che si incattivisce oltremodo. Non c'è motivo perché il Mussomeli sta conducendo per 2-0. La scintilla è stata innescata dal battibecco tra il giocatore, il portiere Lo Conte, il numero 7 Saverino. A farne le spese è stato poi il centrocampista del Mussomeli Nola, che innervosito oltremodo ha colpito un avversario e l'arbitro lo ha mandato anzitempo negli spogliatoi. Partita che cattiva, oltre a essere brutta, da archiviare sicuramente. Prestazione non degna da parte dei giocatori del Mussomeli, che stanno crollando anche sul piano nervoso. Tanto Valenza che subisce fallo, calcio di punizione per l'intervento irregolare di Giarratano. Vediamo che Valenza va a dire qualcosa all'arbitro. L'allenatore Raviotta cerca di calmare, di sedare gli animi. C'è Nola che evidentemente non ha gradito l'espulsione. Forse non aveva commesso fallo, comunque. Seguiamo questa azione con Mistretta che scambia con Noto, molto bene per Mistretta, velocissimo il numero 8 del Mussomeli, allontana la difesa. Entrate molto decise, c'è Giarratano, partita che si incattivisce oltremodo, dovrebbe intervenire con più risolutezza l'arbitro, anche gli stessi giocatori dovrebbero darsi una calmata. Partita che sta degenerando, pubblico che fischia indispettito, cose che non erano mai successe a Mussomeli. Mancano 7 minuti alla fine dell'incontro, forse sarebbe bene mandare anzitempo le squadre negli spogliatoi, chiudere con qualche minuto di anticipo questa brutta prova offerta dalle due squadre che ora, come condimento di questa torta riuscita malissimo, stanno facendo di tutto per indispettire il pubblico. Intanto c'è questo calcio di punizione assegnato dall'arbitro per l'intervento scorretto del difensore del Mussomeli. Anche l'allenatore Baglio ha qualcosa da dire all'arbitro, viene allontanato e invitato a sedersi in panchina. È tutto pronto per l'esecuzione di questo calcio di punizione. Quando mancano ormai 6 minuti al termine dell'incontro, incontro che il Mussomeli sta vincendo per 2-0 e che si trova a portare a termine in inferiorità numerica. Ecco
per l'espulsione del numero 11 Nola per un brutto fallo ai danni di un avversario. Parte il cross a rientrare per Marchese, vanno fuori tutti dall'area, tiraccio di Marchese che si perde molto alto al di sopra della traversa della porta di difesa da Loconte. Si scaldano intanto due giocatori del Mussomeli, ci sembrano sorce. E Nola, Vincenzo Nola, rimessa operata da Canalella, da Valenza in avanti per Intilla, va a chiudere un giocatore su di lui, poi su Valenza, palla messa in avanti per Pisa, c'è Genco che chiude su Pisa e mette la palla in fallo laterale. Con le mani lo stesso Pisa in avanti, c'è un fallo di Valenza ai danni di Marchese, calcio di punizione assegnato dall'arbitro a favore della Libertas Giammei. Marchese è pronto per la battuta, chiede la distanza della barriera, troppo vicini al pallone sia Noto che Valenza. Ecco che l'arbitro fa arretrare la posizione di Valenza. Solo Valenza in barriera, parte il cross di Marchese, esce a pugni il portiere Loconte, allontana la minaccia. Quindi il Mussomeli che può operare in contropiede, Valenza molto intelligentemente in avanti, aveva cercato di servire Intilla. Poi c'è un'entrata in gioco pericoloso dello stesso Valenza ai danni di Tipa, calcio di punizione, già battuto Marchese in avanti. Cross di Marchese, il portiere Loconte a due mani, scordinato questa volta il suo intervento, c'è il terzino Gattuso che può crossare, poi di testa esce dall'area molto bene il numero 3 Genco Russo e allontana in fallo laterale. C'era stato peraltro un tentativo di intervento con le mani dentro l'area da parte di un difensore del Mussomeli, buon per lui che non ha colpito la palla, è stato poi Genco Russo a sbrogliare la situazione con un colpo di testa molto deciso. Chiude in avanti la Libertas Giammei, c'è un altro tiro del numero 3 Gattuso, palla che si perde ancora alta sulla traversa della porta a difesa da Loconte, l'arbitro che indica che possono fare il loro ingresso in campo i giocatori di riserva del Mussomeli. Viene messo fuori il numero 8 Mistretta, vediamo chi prenderà il suo posto quando mancano due minuti scarsi al termine di questa partita. Partita cominciata male, finita peggio. Rinviata la sostituzione, c'è Intilla sulla palla, supera due avversari, non il terzo che è Giarratano che apre per Pisa, Pisa in avanti, chiude Genco Russo, ancora Mistretta sulla palla, dribbling di Mistretta, servizio per Noto lateralmente per un proprio compagno e fuori gioco nettissimo di Intilla. L'arbitro prontamente interrompe l'azione offensiva del Mussomeli. Intilla, Valenza, velo di Valenza per Noto, possibilità di contropiede, 3 contro 2, Genco in avanti per Valenza ancora, si allunga troppo la palla Valenza, sfuma l'opportunità per il Mussomeli, Genco avrebbe forse fatto bene a proseguire da solo, quindi Intilla, palla per Noto, Noto serve lateralmente Mistretta, dentro l'area Mistretta,
prova una conclusione di prima intenzione, palla colpita malissimo e tiro che termina fuori sulla sinistra del portiere Cartera. Ultima occasione, pubblico che abbandona gli spalti in massa. Prestazione pessima delle due squadre. E l'arbitro che finalmente consente l'ingresso in campo del numero 16, Domenico Mistretta, che va a rilevare il suo omonimo. Quindi contemporanea uscita di Intilla, che fa posto a Sorce. Non si tratta di Sorce, bensì di Nola. Tempo che al nostro cronometro è già scaduto. Lungo rinvio del libero Genco. Serie di batti e ribatti, quindi la sfera che termina sui piedi di Bella. Bella tra due avversari, viene fermato, poi c'è l'intervento in seconda battuta di Genco Russo e palla che termina in fallo laterale. Farebbe bene l'arbitro a fischiare la fine di questa partita, che non ha più niente da dire. Intanto c'è Alessi che prova a venire in avanti, servizio per Bella da questi, lateralmente per il nuovo entrato Mistretta. Vediamo che viene in avanti, colpo di tacco a servire ancora Bella, indietro ad Alessi, quindi Orlando. Non si trattava di Mistretta ma di Orlando, e finalmente l'arbitro fischia la fine di questa partita bruttissima. Peggiore esibizione al comunale di Mussomeli della squadra locale. Partita molto brutta, nel finale nervosissima, un espulso, parecchi ammoniti. Comunque il risultato finale di 2-0, maturato nei primi 45 minuti di gioco con la doppietta di Valenza. Da notare il calcio di rigore eseguito dal numero 4 Berta, che aveva avuto la possibilità di mettere in discussione il risultato. Ricordiamolo che in quel momento vinceva il Mussomeli per 1-0, però il numero 4 Berta, libero e capitano della sua squadra, ha calciato alto. Nulla da dire su questa partita. Noi chiudiamo il nostro collegamento, il saluto cordiale a voi tutti da Cesare Di Bartolo, che ha effettuato la telecronaca, e da Peppe Piccica, che era l'operatore di ripresa. A voi tutti buonasera. Immediato dopo partita abbiamo catturato qui gli allenatori delle due squadre e vorremmo cominciare con il mister Raviotta, al quale vorremmo porgere questa domanda. Oggi abbiamo visto una partita molto brutta. A che cosa imputa questa prestazione poco felice della sua squadra? Io l'ho definito la peggiore prestazione stagionale. Beh, il calcio è sempre soggettivo. Io mi lasci non condividere assolutamente questa sua teoria, questa sua tesi. Io non ho visto assolutamente una partita brutta, ho visto semmai, in conclusione, negli ultimi 10 minuti e non di più, una partita nervosa, ma non brutta assolutamente. Ho visto un gran bel primo tempo, ho visto delle azioni giocate ed elaborate in maniera splendida, in maniera ottima. Non ho visto assolutamente una partita brutta. Ripeto, ho visto una partita nervosa, non è assolutamente stata la peggiore partita, come dice lei, è stata a mio avviso una partita giocata bene dal Mussomeli, che purtroppo ha visto
questa fase finale convulsa, che non capisco, non riesco a spiegarmi il motivo per cui si sia arrivato a tanto, insomma, anche perché vincevamo, non c'erano difficoltà, cioè, ora, al di là di tutto non è che la Libertas de Jamaica avesse dato molte difficoltà, quindi niente, probabilmente tutto quello che è successo durante questa settimana, dalle notizie che vogliono il Monte d'Oro, che vuole far ricorso non so bene per quale motivo, saranno pesate, non lo so, ad altre fesserie saranno pesate nella psicologia dei ragazzi, ma più di tanto non penso che si possa dire attorno a questa partita. È stata una partita che tranquilla, estremamente tranquilla, giocata con serenità fino a un certo punto. Poi sono saltati i nervi e questo non me lo spiego, né condivido l'atteggiamento di diversi giocatori del Mussomelli, assolutamente. Non lo condivido, non lo accetto, ne abbiamo già parlato ora negli spogliatoi, ne parleremo ulteriormente in sede, ma arrivare a fare queste figure, le figure degli ultimi 10 minuti per non si sa bene che cosa è assurdo. Va bene, la ringrazio, comunque noi restiamo dalla nostra opinione. E rivolgiamo una domanda anche all'allenatore Baglio. Innanzitutto qualche cosa da recriminare sul risultato? Ma da recriminare direi di sì, perché su quel calcio di rigore la partita secondo me si è conclusa, perché se andiamo a segno su quel calcio di rigore la partita certamente ha un'altra svolta. Noi eravamo venuti qua per fare il risultato e abbiamo cercato di farlo. E eravamo privi di 2 uomini squalificati, anche il nostro portiere Arena purtroppo non è nelle migliori condizioni perché soffre di una bronchite asmatica da 2-3 settimane, quindi avete visto che soprattutto il secondo gol è stato una sua, diciamo, esatto, è stato un'incertezza che ci ha danneggiato. Il secondo tempo abbiamo incluso il Mussomelli nella propria metà campo e abbiamo pressato, abbiamo avuto anche qualche occasione da fare gol e c'è stata una splendida parata del portiere del Mussomelli sul calcio di punizione che sembrava quasi gol. Poi alla fine, non so, forse il Mussomelli perché non era abituato a questo stato di cose, cioè ad essere pressato, ad essere messo in difficoltà alcune volte, ha perso i nervi e quindi si sono verificati dei fatti poco, poco piacevoli, insomma, per una capolista. Un'ultima domanda, lei ha avuto modo di incontrare sia l'Olimpia di Montedoro che il Mussomelli, un paragone tra le due squadre? Ma io all'andata alcune settimane fa in una emittente privata, in una radio privata di Caltanissetta, che mi chiedevano un parere su questo campionato, ho detto francamente che tra quelle squadre che io avevo visto durante il girone di andata, il Mussomelli senz'altro era la migliore squadra, perché a Caltanissetta mi ha fatto un'ottima impressione, al contrario di oggi che francamente non mi è per niente piaciuto. Infatti ho detto alla fine perché così non hanno giocato una buona partita, non so se giocano sempre così o meno, però dico il Monte d'Oro anche a Caltanissetta mi ha fatto pure una buona impressione, e è una squadra un poco più smalizzata il Monte d'Oro secondo me, cioè ha in difesa al contrario del Mussomelli uomini molto più esperti, mentre il Mussomelli in avanti e a centrocampo ha degli ottimi elementi di esperienza, quindi sono due squadre che certamente, e magari non penso che lo scontro diretto possa decidere tutto, e se il Mussomelli fa qualche altro passo falso penso che il Monte d'Oro possa avere possibilità di raggiungerlo, soprattutto perché in casa non riescono a perdere una battuta. A Montedoro è un campo difficilissimo dove è difficile fare risultato per tutti, ma non tanto per la squadra, per le condizioni ambientali, che il campo è molto piccolo, loro sono abituati a questo stato di cose, quindi è per tutti difficile. Non so se vedete i risultati 4-0, 5-0 delle partite, non si spiega altrimenti. Dico. Quindi comunque ancora il campionato è molto lungo, ci sono parecchi scontri difficili da fare, quindi noi certamente questo ve lo garantisco, a Montedoro andremo con la stessa energia, con la stessa voglia di fare il risultato come siamo venuti qua e senza nessun problema. Va bene, la ringrazio. Sì.